One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 23 giugno, ricorre l'anniversario della nascita di uno degli scienziati più brillanti del XX secolo, Alan Turing. Turing ha dato nel corso della sua vita un contributo impressionante in molti campi. Nel 1939 i nazisti hanno in mano un sistema per scambiarsi messaggi cifrati che sembra inattaccabile. Si chiama Enigma e grazie a una serie infinita di combinazioni rende le comunicazioni delle forze armate di Hitler impossibili da decifrare. Enigma è il più difficile problema al mondo. No, non è difficile, è impossibile. Gli americani, i russi, i francesi, i tedeschi, tutti ritengono Enigma indecifrabile. Mi lasci provare e avremo una risposta definitiva. Sono le intuizioni del geniale matematico Alan Turing, assoldato dal governo inglese insieme a una squadra di scienziati, enigmisti e linguisti, a portare alla realizzazione di una macchina che riesce a decodificare tutti i messaggi dell'esercito tedesco. Gli alleati possono finalmente anticipare le mosse del nemico. Il lavoro di Turing durante la Seconda Guerra Mondiale e le sue ricerche successive gettano le basi dell'informatica e della realizzazione dei computer e danno il via alle teorie sull'intelligenza artificiale. Il suo contributo al progresso dell'umanità è enorme. Ma per la rigida e bigotta società dell'epoca, Alan Turing è colpevole di un grave reato. È omosessuale. Nel 1952 viene arrestato e processato. Turing dichiara di non provare nessun rimorso né senso di colpa per il suo orientamento sessuale, poiché ritiene che il suo comportamento sia del tutto naturale. I giudici, però, applicando una legge del 1885, lo condannano a un anno di carcere per grave oscenità e condotta indecente. In alternativa alla detenzione, Alan Turing accetta di sottoporsi alla castrazione chimica, un trattamento a base di estrogeni sintetici. La depressione causata dalla cura lo porta, secondo molti storici, al suicidio, il 7 giugno 1954. Passeranno più di 50 anni prima che Alan Turing sia rivalutato. Nel 2009 il premier Gordon Brown porge le sue scuse ufficiali a nome del Regno Unito. Senza l'eccezionale contributo di Turing, la storia della Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata molto diversa. Quindi, a nome del governo britannico e di tutti coloro che oggi vivono liberi grazie ad Alan, sono fiero di dire che siamo desolati. Si meritava molto di più. Gordon Brown, 10 settembre 2009. 4 anni dopo, la regina Elisabetta gli concede la grazia postuma. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.